Ciao a tutti! Come va? Spero bene! Uno studio recente sostiene che nelle culture occidentali le persone controllino il proprio smartphone anche più di 200 volte al giorno. Mentre molti dicono di usarlo solo per lavoro o per leggere giornali online, la realtà è che controllano i propri account Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat svariate volte al giorno. Ecco perché il fenomeno dei social media è in continua espansione ed è senza età. Infatti ne fa uso chiunque. Le aziende come Facebook, Twitter, YouTube conoscono la psicologia umana. Sanno che la gente vuole essere amata, accettata ed elogiata. Quindi, sapendo ciò, hanno impostato le loro piattaforme con funzionalità che permettono di esibirci ed essere apprezzati con un semplice click. Tutti noi apriamo impazientemente le nostre pagine dei social alla ricerca di quell'icona di notifica e quando non è lì, ammettiamolo, siamo un po' delusi, mentre quando c'è proviamo un senso di eccitazione perché scopriamo che a qualcuno piacciono le foto che abbiamo pubblicato o i commenti che abbiamo fatto. Ma come ogni cosa, anche questa ha un prezzo da pagare, ovvero la distanza che creiamo con le persone a noi vicine, dal momento che i social ci fanno credere di avere migliaia di amici. Ma in realtà non abbiamo alcun rapporto umano con chi ci circonda. Ecco quindi 10 modi in cui i social ci manipolano. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per attivare sempre le notifiche e se vi va lasciare mi piace al video e seguirmi sui social. Trovate i link in descrizione. Renderlo una cosa personale. Facebook, il re di tutte le manipolazioni sui social, ha creato ancora un altro modo per farci sentire amati. Quindi, quando inizi il processo di eliminazione del tuo account Facebook, il signor Zuckerberg userà i tuoi ricordi, quindi foto, post con amici e familiari, per impedirti di raggiungere il pulsante finale di eliminazione dell'account. Questa è una tattica che sfrutta le tue emozioni, rendendoti nostalgico. Quindi, invece di sentirti bene perché ti stai liberando di quel gigantesco spreco di energia e tempo libero che è il tuo account Facebook, ti sentirai invece colpevole per aver abbandonato i tuoi cari. Il potere della suggestione. Le società dei social hanno trasformato il potere del suggestionamento in una manipolazione senza che tu nemmeno lo sappia. Ad esempio, i tre maggiori social per la condivisione di foto, ovvero Instagram, Snapchat e Facebook, permettono la funzione di taggare i propri amici. Quindi, così facendo, quando pubblichi una foto di te e del tuo amico Ciro, una piccola finestra appare attorno al viso di Ciruzzo con il suggerimento «Vuoi taggare Ciro?». Dunque tutto quello che devi fare è solamente cliccare una volta su quella finestra e hai taggato a Ciro, il quale riceverà a sua volta una notifica che gli dice «Gennaro ti ha taggato in una foto». Questo ovviamente attirerà Ciro a cliccare sul messaggio per vedere la foto e senza dubbio impiegherà i prossimi 10 minuti a scorrere le altre foto che probabilmente ha già visto decine di volte. Tracciano ogni tua mossa. I social media in un certo senso sono molto simili a quel rapinatore che ti sta seguendo di nascosto. L'unica differenza è che mentre quest'ultimo è lì per rubare il tuo portafogli, il primo sta aspettando di rubare il tuo tempo libero, utilizzando algoritmi per tracciare ogni momento delle tue attività sui loro siti. Ad esempio, Twitter utilizza un algoritmo per tener traccia di tutti i tipi di account Twitter che visualizzi. In questo modo ti invierà una notifica i migliori tweet che potresti aver perso, suggerendoti tweet basati sui loro risultati dell'algoritmo. Netflix e il binge watching. Proprio come le piattaforme dei social, Netflix guadagna i suoi dollari non solo facendoti entrare sul proprio sito, ma anche tenendoti lì il più a lungo possibile. Ecco perché Netflix è andato contro la programmazione televisiva tradizionale, ovvero quella che prevedeva un episodio a settimana. La nuova piattaforma pubblica direttamente la stagione completa. Questo approccio ha creato un'attività completamente nuova, detta binge watching. C'è da dire però che mentre molti amano l'idea di non dover aspettare una settimana tra un episodio e l'altro, la dura realtà è che le persone stanno perdendo una buona parte della qualità della propria vita, restando letteralmente chiusi in casa per giorni interi. Gli Snapstreaks. Snapchat ha sviluppato questa funzionalità chiamata Streaks.
Queste emoji sono un modo per gli utenti di Snapchat di tener conto delle proprie interazioni. Questo è diventato un problema in quanto gli adolescenti costituiscono la stragrande maggioranza degli utenti di questo social e, come sappiamo, gli adolescenti sono molto più suscettibili ad una tattica manipolativa come quella degli Snapchat Streaks. Così, per renderli ancora più allettanti, Snapchat utilizza un emoji del fuoco per indicare quindi una sorta di interazione importante con qualcuno. E mentre per molti gli Snapchat Streaks sembrano qualcosa di innocuo, le ripercussioni per alcuni ragazzi si stanno rivelando tutt'altro che innocue. Infatti, in molti che hanno perso i propri streaks su Snapchat, hanno poi equiparato la sensazione a quella di una vera rottura di una relazione seria, con tutte le conseguenze depressive. Le YouTube Analytics. Le analytics sono uno strumento molto importante per uno youtuber, ma sono anche il metodo perfetto per motivarti a voler tornare sul sito e pubblicare altro materiale. Con l'analisi dei dati si possono conoscere le informazioni di base con un numero di visualizzazioni, di mi piace, di non mi piace, il numero di iscritti e soprattutto i guadagni. Tuttavia si possono ottenere anche informazioni molto più dettagliate, ad esempio per quanto tempo le persone guardano i tuoi video, il momento in cui lo abbandonano, con annessi tag e condivisioni. Inoltre si ricevono informazioni come le principali aree geografiche in cui vengono visualizzati i tuoi video e anche il sesso dei visualizzatori e così via. Ad ogni modo, questa grande quantità di informazioni ti manterrà più a lungo sul sito e ti invoglierà a tornarci, e questo per YouTube è molto importante. I video in riproduzione automatica. Nel dicembre del 2014, YouTube ha iniziato a testare la propria funzione di autoplay, e cioè la riproduzione automatica dei video correlati. Twitter ha seguito l'esempio l'anno successivo con la propria funzione di autoplay e lo stesso ha fatto Facebook. Così, diversi siti di notizie come la CNN ed il New York Daily News hanno dovuto aggiungere i video in autoplay. Ciò dimostra che se una piattaforma ha successo con una caratteristica, sebbene fastidiosa come la riproduzione automatica, i siti web concorrenti devono seguirne l'esempio. In questo modo ti terranno sul proprio sito il più a lungo possibile. La manipolazione della chat di Facebook. Apri Facebook Messenger e vedi quel piccolo puntino verde accanto al nome del tuo amico Jenny. Quindi che fai? Gli mandi un saluto e aspetti una risposta. Passa un minuto, poi due, poi cinque e ancora niente. L'ansia inizia a creare quesiti nella tua mente. Perché Jenny non ha ancora risposto al mio messaggio? Mi sta ignorando? Starà sbrigando affari in Honduras? Poi appare la spunta e leggi visualizzato alle 19:45, quindi pensi, ok, Jenny ha appena visto il mio messaggio e per questo mi risponderà da un momento all'altro. Tuttavia sono le 19:50 e Jenny non ha ancora risposto. 19:55, le 20, le 20:10 e niente. Infine appare Jenny sta scrivendo, ma poi scompare e passano altri 5 minuti prima che risponda finalmente con ehi, ero impegnato a fare a pezzi la cena. Così Facebook ti ha manipolato per farti trascorrere oltre 30 minuti ad aspettare su quella pagina. Così, più tempo resti su Facebook, più ci sono entrate pubblicitarie per Zuckerberg e più frustrazione per te. Prima di andartene, compila questo sondaggio. Tutti noi sappiamo di odiare profondamente i sondaggi, che siano quelli telefonici, quelli cartacei sanitari o quelle persone che ti fermano per strada per rispondere a qualche domanda. Noi odiamo perdere tempo in queste cose, è risaputo. Ecco perché Facebook, prima di poter eliminare il tuo account, ti sottopone una serie di quesiti. La realtà è che sanno perfettamente che né tu né chiunque altro vorremmo sprecare 15 minuti a rispondere ad una serie di domande noiose. È molto più semplice chiudere il browser lamentandosi ed autoconvincendosi che lo faremo in seguito. Certo, quel più tardi non arriverà mai e tu continuerai ad essere un mecenate di Facebook. L'effetto halo. L'effetto halo si ha quando si giudicano delle persone o una società in base a come si presentano, in base all'aspetto in pratica. E i social media usano questo effetto presentandosi come utili a far interagire le persone oppure come metodo per promuovere una propria attività commerciale.
Per questo motivo, gli utenti tendono a vedere Facebook sotto una luce positiva, anche se il big tra i social ha subito una serie di controversie nel corso degli anni, come la condivisione non gradita delle proprie informazioni personali, oppure l'incubo di veder pubblicate delle proprie relazioni, che siano reali o virtuali. Tali motivi dovrebbero indurre milioni di utenti Facebook a vedere la cosa come negativa e pericolosa, inducendoci a cancellare i nostri account. Ma a causa dell'effetto halo, tutti noi siamo felici di osservare le vite altrui e mostrare a nostra volta solo ciò che vogliamo, almeno finché possiamo. Ebbene, spero che anche questo video sia stato di vostro gradimento. In tal caso, non dimenticate di lasciare un mi piace, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle tecniche utilizzate dai vari social network per influenzarci a rimanere un po' di più sulle loro piattaforme. Fatemi sapere se ne eravate a conoscenza, oppure per voi sono informazioni del tutto nuove e da oggi cambierete un po' il vostro rapporto con i social. Penso dunque che anche per oggi noi ci siamo detti tutto. In tal caso ricordate di lasciare un mi piace al video, condividerlo su Facebook, farlo vedere ai vostri amici, se vi aggiungete preferite, e ci vediamo domani con un nuovo video.